Ci sono tre posti qua davanti, adesso potete sedervi. Mario dice che non integra, quindi... Allora, benvenuti alla 66esima edizione del Carnevale Murgesano. Ovviamente il calendario anche quest'anno è ricchissimo, come puntualmente ci troviamo a questa conferenza stampa per raccontare cosa succederà. È già in fermento Muggia, parlavo prima anche con alcuni rappresentanti delle compagnie, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma insomma manca poco e quindi c'è grandissimo lavoro in tutte le compagnie. Oggi vi daremo alcune informazioni su quanto si sta preparando Muggia le prossime settimane ad accogliere, quindi tutti gli eventi, tutte le compagnie, tutti gli ospiti, ma anche tantissimi turisti, perché so che è un appuntamento sempre più apprezzato da chi arriva proprio per questa occasione da fuori città, da fuori regione e anche da altri paesi, perché sta diventando veramente una manifestazione sempre più seguita a livello internazionale. Si comincia il 28 febbraio per concludere il 6 marzo e poi ovviamente il momento clou sarà la sfilata di domenica 3 marzo dalle 13 con la sfilata delle compagnie, migliaia e migliaia di persone. Ne parliamo adesso con gli ospiti, passerò la parola uno dopo l'altro al sindaco Laura Mazzi, poi Mario Vascotto, presidente delle compagnie del Carnevale, la madrina speciale, ti presenterà poi proprio Mario, vediamo cosa ti chiederà, so che poi Mario vuole anche chiedere un po' anche altri interventi qui a chi sarà importante per l'organizzazione complessiva del Carnevale. A chiudere sarà l'assessore De Colle, come negli ultimi anni, avrà la parola finale e ci dirà anche qualche curiosità. Tutto bene? Sì? Sì, circa, vabbè. Dopo vediamo, ma però per Carnevale sarei a postissimo, no? Certo. A posto? A posto? Ma io non sei riparti di nuovo. Ma no, dai! Allora, sindaco, a lei la parola per iniziare. Buongiorno a tutti, sarò abbastanza breve anche perché purtroppo io ho un problema di voce e quindi non vi tedierò troppo con questo tipo di fonia. Bene, sono ovviamente soddisfattissima, come lo sono ormai ogni anno da parecchi anni a questa parte, di esordire con questa edizione del Carnevale, con la 66esima edizione del Carnevale, quest'anno un'edizione particolare perché ha un preludio bellissimo che è dato da questa giornata nella quale siamo investiti dall'Euro Carnevale in collaborazione con chi anche a Trieste si è sempre occupato di questo genere di manifestazione e che ringraziamo già da subito per averci coinvolto. Quindi un preludio che sicuramente ci farà entrare nello spirito del Carnevale. Una manifestazione questa che anno dopo anno, nonostante siano passati 66 anni, sta crescendo in qualità particolarmente. Le compagnie di Carnevale si stanno mettendo in gioco anno dopo anno per migliorarsi dal punto di vista sia della resa per quel che riguarda il carro principale. I carri stanno diventando davvero dei piccoli gioielli da tanti punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista artistico, e dal punto di vista anche l'impegno c'è anche dal punto di vista della resa in strada, che come si è detto tantissime volte fa del nostro Carnevale un carnevale eccezionale, diversificato da tutti gli altri carnevali italiani, perché diventa una rappresentazione quasi teatrale. Quindi c'è molto lavoro nella cura dei costumi, nella regia delle storie che ci vengono raccontate durante la sfilata delle singole compagnie, e c'è molto impegno da tutti gli altri punti di vista, che non sempre le persone che assistono al Carnevale riescono a cogliere immediatamente. C'è un lavoro per il quale io voglio ringraziare davvero tantissimo le compagnie del Carnevale, un lavoro che li vede impegnati da ottobre fino a marzo, a questo punto.
c'è gente che mette in campo, sacrifica la propria vita familiare, le proprie ferie per poter lavorare per il carnevale. Questo non è cosa banale, perché questo non è un carnevale professionistico. C'è stato molto impegno anche da parte dell'Associazione delle Compagnie di Carnevale a vendere e a promuovere questo carnevale per tempo, in modo tale che il nostro carnevale sia sempre più interessante su tutto il territorio nazionale ed internazionale, così come è stato appena detto. Abbiamo, me lo diceva appunto Mario Mascotto, abbiamo sempre più richieste di venire a vedere il nostro carnevale provenienti da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi questo è un punto di orgoglio davvero che ci deve chiedo scusa, parlare per primi dà questo vantaggio, certo, ovviamente. Bene, basta, non vi tedio più. Io vi ringrazio, ovviamente vi invito anche oggi pomeriggio, perché ormai da molti anni il carnevale per noi si apre anche con la mostra Il carnevale nel costume. Quest'anno tocca ai Mandrioi, quindi una compagnia particolarmente, come dire, simpatica, amichevole, una compagnia con la quale certamente ci si diverte moltissimo, ecco, e che sa mettersi in mostra in maniera adeguata. Quindi vi invito questa sera all'inaugurazione alle ore 18 al Museo Carrà della mostra dei Mandrioi, dei costumi del carnevale dei Mandrioi. Grazie ancora a tutti, non ho ringraziato, ma lo faranno, lo farà chi mi seguirà, no? Ecco, grazie ancora a tutti e buon divertimento a tutti per oggi e per il nostro carnevale. Grazie. Al sindaco adesso Mario, ho visto una lunga lista di cose che devi ricordare, ti passo subito la parola. Sì. Okay. Solo di un altro anno, se mettiamo d'accordo Stefano, perché mi dirò delle robe che forse ti vuole dirti. E chiudi, so che ti vuole l'ultimo parola di sera. Allora, un sacco di cose quest'anno. Primo, io siamo oggi il 15. Tra 11 giorni finisco il mio mandato, il giorno 26 scade il mio mandato. No, dipende, devo trovare mio modo. No, sono stati. Allora, io ho fatto 4 mandati prima di fare un po' di politica, poi ho lasciato perché la politica doveva stare fuori dal carnevale, poi ho ripreso volentieri. Questo è sarebbe stata la fine del sesto mandato. Finito il carnevale, chiuderemo tutti quanti i conti e riconsegnerò a chi verrà dopo di me un'associazione nel pieno del suo splendore. Dunque, intanto i ringraziamenti. Signor Sindaco, grazie, come membro e come diciamo capo di tutto lo staff dell'amministrazione comunale. L'assessore Stefano De Colle, che gli rompo sempre le scatole verso le 11, le 12, perché mi viene idea verso quell'ora e voglio condividerle sempre con lui, che dice: ah no, non si può fare, hai bisogno di fare. No. Poi devo ringraziare Vincenzo Rovinelli, che è sempre presente e ci dà una stupenda mano per tutte le cose che io non riesco a fare e che lui in 5 minuti con la sua organizzazione riesce a risolvere. I miei due bracci, destro e sinistro, dopo bisogna che decidi cosa che sentite, sono destro o sinistro? In mezzo. Paolo e Martina. Paolo è il mio vicepresidente, Martina è quella che ci tiene la contabilità, che è uno spettacolo. Ma soprattutto i miei amici delle compagnie del carnevale. Compagnie del carnevale che stresso, che incito, che come si dice, che rompo le balle. No? Però facciamo tante cose bellissime, siamo sempre più conosciuti, mi arrivano le telefonate da tutta Italia, Vicenza, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia,
da agenzie di viaggi che chiedono informazioni. E appunto per questo il prossimo anno dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare un mese prima un piccolo gruppo con un telefono, con un qualche cosa, in modo che le informazioni vengano date, che non gli rompi le scatole al comune, non gli rompi le scatole agli amici, non gli rompi le scatole, cioè una cosa che ufficialmente sia del carnevale e che gestisca tutte le cose che succedono in mese prima e tutti i problemi. Altra cosa, c'è una enorme lievitazione dei costi ogni anno, sempre di più, e sempre più c'è la difficoltà a riuscire a trovare soldi, ma anche a riuscire a organizzare. Vedo Trieste che per noi l'Euro Carnevale qui è abbastanza sereno e abbastanza tranquillo. Pensate che a Trieste gli hanno messo i tornelli per entrare dentro in Piazza Unità, perché più di un certo numero di persone in Piazza Unità non gli lascia entrare. Roberto, davvero la signora Madonna? Sì, ecco, non vi invidio. Già qua, è difficile. Però qua risolviamo, perché qua siamo tutti amici, non c'è problema, no? L'organizzazione è disorganizzata ma organizzata. È una novità quest'anno come sempre con la collaborazione, siamo sempre attenti alla collaborazione con la vicina Slovenia e la vicina Croazia, perché lavorando insieme si riescono a fare tante cose. Li abbiamo già d'estate, quando facciamo la Vogadamata, abbiamo sempre la rappresentanza sia della Slovenia che della Croazia. Quest'anno, ad aprire il nostro carnevale, ci sarà un gruppo della comunità italiana di Pirano, che verranno con quei vestiti del 700, dell'800, non so, comunque loro apriranno il carnevale. Abbiamo cambiato la giuria quest'anno, anche per la richiesta delle compagnie, perché ogni anno bisogna cambiare un po' di persone, perché dopo magari diventa una routine e non abbiamo gente nuova. Allora abbiamo due professori dell'Istituto d'Arte più quattro studenti che studiano moda, che studiano scenografia, che studiano, cioè, la roba del mestiere. E poi abbiamo Alessio Colautti, che è uno showman del teatro. Abbiamo due personaggi che sono stati qui quando c'era Sherin, che li ho intorpati, come si dice, che sono un regista e uno scenografo, e abbiamo altre tre persone che fanno del patto, del pattinaggio artistico triestino, che c'è D'Agostino che fa costumi, poi un altro che fa la regia e un altro che fa la scenografia, per cui sono tutto gente del mestiere, diciamo. Così le compagnie non vanno per rapido, perché la giuria che ho, sono stufo di voi. E anche se secondo me bisognerebbe crescere un po' di più, ci dovrebbe essere una fondazione, le compagnie dovrebbero solo fare il carnevale e non occuparsi di queste cose, però abbiamo avviato questo mero sindaco, abbiamo cominciato ad avviare tante cose, a cambiare tante cose. Al prossimo anno ci saranno altre novità che stiamo lavorando, e adesso mi pare che sono stato troppo prolisso, per cui devo andare. Due parole o ti sono emozionata? Presenti, ma sa tutti, c'è una Muriesana, madrina, la madrina del nostro carnevale, Deborah Maia. Avevo paura di dire il nome dell'altra madrina, no? Ciao a tutti, sono Deborah Maia, la nuova madrina di carnevale. Intanto sono contentissima. Parlo in italiano, se meglio. Sì, no, parlo di sì. Sono veramente contenta di essere la madrina del carnevale e sono doppiamente contenta perché finalmente dopo diversi anni è di nuovo una Muriesana ad hoc ad esserlo. E infatti ho ricevuto moltissimi complimenti e tanti incoraggiamenti solo per il fatto che ero Muriesana, e questo mi ha fatto tanto piacere. Già adesso sono emozionata, non voglio pensare al giorno della sfilata o all'inaugurazione a giovedì. Niente.
un'altra persona comunque che ho già ringraziato, ma è Vincenzo, vuol dire qualcosa? Bene, meno male. Ah, la si è ricordata una roba. Volevo ringraziare, mi ha dato la possibilità di diventare la madrina del Carnevale, quindi in primis il presidente del Carnevale e poi... Ma si crede, mi scelgo, poi dopo che aver... No, sto anno si è andato diversamente, ma mi scelgo dopo devo averlo che degli altri che non devo domandare a sto anno. Allora, come al solito, ci sono due piccoli omaggi. Tieni. Ok. Allora, per la nostra madrina, due fioretti. Grazie. E voi avete conto quanto le costa? No, sono stati... Così elegante. No. Ma dico che c'erano tante spese quest'anno. Sono stati regalati da Rosi, delle nostre compagnie del Carnevale, Rosi Flora, che regala sempre lei. Poi, grazie. Il solito giubbotto della madrina. E all'ultimo momento avevo fatto un senza manica destra, che non può essere la costa meno dei 50 euro, così non è un... Mario, mi sei detto una cosa, però volevo dire anche me, questo mi passa, ma dica lei non mi preso. Se ti guardi su internet, sei forte. Il garito che in spedali sei bellissimi, intelligenti e sessualmente abili. Per cui, il garito che si spedali. Era Antonio! Con l'assessore vi ricordo alcune informazioni che è importante anche ricordare che sul sito www.carnevaldemuglia.com ci sarà la diretta streaming, so che ci seguono anche da tanto lontano ogni anno, quindi ricordatelo sempre anche per chi magari è lontano, vive in un altro paese, ma ha piacere di vedere il Carnevale, ci saranno anche delle anticipazioni sul lavoro dell'allestimento, quindi ricordate insomma www.carnevaldemuglia.com. Ricordiamo poi che ci sono tanti anche gli intrattenimenti attorno, come il Palacarnevale, uno su tutti. Ringraziamo qui il direttore artistico Maurizio Testi e l'ospite speciale Elvio Moratto, che vi faranno divertire durante tutte le giornate del Palacarnevale. Grazie. Ancora una cosa. Mi dimentico sempre di te, Antonio è da anni che manda diretta streaming, ci fa le foto, fa il coso, tutto gratis e d'amore dei. Grazie a noi da voi tutti. Ricordato, seguite una serata via streaming. Allora, assessore, passo lì il microfono per la conclusione. Sarò breve, ho finito. Tanto vi ringrazio, forse bravo Dario, e ringrazio anche lei Carnevale che sempre la sa che deve far scherzi. Deve far scherzi, no? Lui deve sempre poi andare a discutere sul re, sul sindaco, sul assessore, si può discutere. Ma re, ma come che mi dico al re? Tu del più? Il sindaco quando va ben si dimetti, ma lei fa brutte fine di solito quando la perciò dirò anche una cosa, e qui presente assessore è geloso del titolo di re, perché l'assessore cambia e quando cambia lei vuol dire che cambia re. Perciò ringrazio un po' tutti anche di questa capacità di intrattenere e sempre, comunque io volevo fare ricordare quanto questa manifestazione è cresciuta in questi anni, ma ha anche tenuto sempre un occhio di riguardo alla sicurezza. Non l'abbiamo mai lasciata da parte, il nostro vice commissario Vecchiette è molto attento a tutto quello che noi
Prodi vice questore, sì, meno male che non è. C'è il caso di questo, è una parte del montaggio. Ecco, su tutte quelle che sono i vari piani di sicurezza che produciamo, che oramai cominciano a essere pacchi di carta ogni anno per far sì che la nostra manifestazione sia sicura per tutti, sia sicura per chi partecipa alla sfilata, sia sicura per chi viene a vederla, ma sia sicura in tutti i 5, 6 giorni fino ai funerali, sia sicura nel Paglia Carnevale. E questo ci permette veramente di ringraziare tutto lo staff del Carnevale, Dottor Ferretti, la Sabrina Valentin, Ilaria della Armellina, tutti gli uffici comunali che alla fine stanno dentro le sale macchine, si vedono poco, però vi assicuro che da un mese passa, ormai cioè passiamo il nostro tempo a mettere e organizzare, perché il Mugliesanis arriva su qualcuno di Sabrina e dice: ascolta, ma mi volessi mettere una casetta in piazza, ma se poi, come se poi, dove se poi, cioè, questa qua è il bello della diretta. Dunque il Carnevale ha una sua falsariga e poi si costruisce man mano che va avanti fino ai funerali, cioè fino all'ultimo momento. Perciò la capacità non solo di improvvisare, ma di tenere la barra dritta e riuscire a dare un'indicazione da parte dei nostri uffici, questo è importante. Ringrazio il sindaco che sopporta tutte le mie tutti i miei intrufolamenti nella ricerca di finanze, nel dire breve, ma quello che sia, troveremo, faremo, cioè, perché questa festa qua lo merita. Io spero che anche gli altri enti capiscano che le feste popolari come questa vanno salvaguardate, vanno viste con un occhio di riguardo, va fatto sì che la gratuità di queste manifestazioni possa continuare nel tempo. E per questo io appello anche nel futuro, cioè i costi della sicurezza, far sì che tutti quelli che sono i risparmi che abbiamo fatto su altre cose, cioè non ci sono più rinfreschi, non ci sono più cene, non ci sono più tutte queste cose che una volta si riusciva a fare, sono stati oramai già inglobati da tutti i costi sulla sicurezza. È una sicurezza giusta, è una sicurezza che va tenuta, però ecco, io spero veramente che da parte degli altri enti, dal Parlamento in giù, passando per la Regione, ci sia la solidarietà su tutte le feste popolari. Perciò ringrazio per ultimo il Presidente Mario Vascotto, che avevo visto come tutti i bravi politici che ha detto sarà arriscato il mandato, però sarà da fare la fondazione, che volerà un Presidente, che abbia anche un po' di esperienza, che sappi, no? Ecco, dunque naviga bene il Presidente delle compagnie. È un bravo del Sacca Soldi, assolutamente sì. E l'ultimo e più grande ringraziamento a quelli che dici, voi parlare, sindaco e abbassamento di voce, io sono in questa maniera e dici, voi invece a quelli che noi lavoriamo in capannò perché lo spettacolo deve esserci. E perciò una delle sicurezze che abbiamo a Muggia è che quel giovedì si srotola la banda dello stendardo, si dà le chiavi a Re Carnevale e Carnevale comincia. Perciò tanti auguri di buon divertimento, tanti auguri al Carnevale di Muggia e credo che sarà un altro Carnevale che ce lo ricorderemo. Grazie e buon divertimento. Quelli che fanno i costumi a casa, di questo vi ringraziamo.